C'era il meglio della spettacolare vita mondana italiana al Teatro Nazionale di Milano ieri sera, dove ha avuto luogo la cerimonia finale del Grand Prix Advertising Strategy, il gran gala della pubblicità. Ma tra tutti i presenti a rubare la scena è stata Belen Rodriguez, accompagnata da suo marito Stefano De Martino, una coppia che appare perfetta in ogni occasione, puntando tutto sulla semplicità. Così la Rodriguez, con un lungo abito nero elegante ed un velo di pizzo a coprirle le gambe, in un gioco di vedo non vedo, ha stupito tutti i presenti, gli fa da eco Stefano De Martino, un completo, con pantaloni a taglio corto e sneakers bianche. La serata ha premiato l'eccellenza italiana nel campo della comunicazione e della cultura con la conduzione a due di Piero Chiambretti e Federica Fontana. Oltre a Belen Rodriguez, insignita del riconoscimento Comunicazione e Digital Life, grazie alla sua capacità di aver intrapreso e consolidato un brillante percorso professionale nell'ambito dello spettacolo, attraverso l'utilizzo virtuoso dei social media, era presente anche Christian De Sica, premio Comunicazione e Spettacolo, che negli ultimi anni è sempre più presente anche in televisione, da Amici al Grande Fratello, passando per Tale e Quale. Premiati anche Antonio Albanese, protagonista della comunicazione, Bruno Pizzul, premio Comunicazione e Sport, storico commentatore e voce della Nazionale, e Javier Zanetti, premio Sport e Comunicazione Sociale, giunto alla fine della sua storica carriera con la maglia dell'Inter. Milano ha celebrato così l'eccellenza nel lavoro delle agenzie di comunicazione che, con un lavoro che va avanti ormai da anni, si rivolge all'estero e al territorio facendo del capoluogo lombardo come la capitale delle strategie di comunicazione e di marca. Chi se ne frega.